settima giornata del campionato provinciale di Serie D e il palazzetto di San Valentino si trasforma di nuovo in un palcoscenico, ma questa volta un palcoscenico importante per il Real Quadrifoglio, che quest'oggi sfoggia il completo nuovo ultimo proprio della società con la maglia verde interamente nera sulle spalle, calzoncino nero e calzettone verde. Buonasera da Daniele Porcelli dal palazzetto di San Valentino. Dicevamo, settima giornata del campionato provinciale tra Real Quadrifoglio e Città di Pontinia, il big match di questa giornata. Gli ultimi dettagli di Fabio Compagno, dopodiché a questo punto manca soltanto il fischio di avvio che arriva proprio in questi istanti. Parte il match, c'è Cece che si incarica di gestire questo pallone, la palla che sbatte su Genovesi, poi Ponzo ci prova. Ho possibilità subito veloce adesso Ramirez, accenna subito alla corsa Iannella e il tiro con ben appostato Luccone che spedisce fuori. Confronto sempre 0-0, prova Ponzo, sicuro c'è Luccone, adesso è San Germano con calma, la dà indietro per Ponzo e poi il volo classico da parte del portiere Luccone, una serie di finte, ancora Ramirez, Perez, anche lui si accentra, il tiro e poi prima il tocco di Luccone. San Germano invece, adesso è Real Quadrifoglio, Ponzo la finta con il corpo, poi va verso destra dove sale Ramirez, si accentra, prova il tiro, il gol del vantaggio di Ramirez Perez e il Real Quadrifoglio passa in vantaggio e la formazione di Maracino passa in vantaggio. Palla recuperata ancora Iannella, Luccone molto bene adesso, tocco da parte di Iannella, Toto scivola sul pallone, lo va comunque a recuperare Genovesi, Simone lo smista, pronto per Gianmarco, Simone che prova la chiusura tempestiva da parte di Ponzo, da un Genovesi Gianmarco all'altro Genovesi Simone che prova la fiondata sopra la traversa di poco. Perez, Ramirez, poi in due tempi Luccone, Genovesi prova, dovrebbe esserci una deviazione forse, Genovesi si fa togliere il pallone da San Germano che ancora viene avanti, subito Toto pronto per accentrarsi, il tiro, la ribattuta di Rizzato, Rizzato, Ramirez, Perez, Portas si mette subito in movimento, il tiro che ha assunto una traiettoria strana e poi termina fuori Portas. All'indietro Ramirez, Perez, 2-0 dal centro leggermente spostato rispetto a quel tiro di prima ed è 2-0, la mette a segno ancora lo spagnolo Genovesi Simone, vede Gianmarco, bella assist, bella azione, ancora Cece, lotta con Fofana che ha la meglio, viene fuori e poi la possibilità con il tiro da parte di Cece, Gianmarco carica il tiro, c'è la deviazione, palla che termina fuori, Cece scivola, poi il tiro di Ponzo dopo aver recuperato il pallone, tenta di andare via, fermato per Cece che si avvita, calcio d'angolo al volo Genovesi Simone, palla fuori, calcio di punizione, se ne incarica Ramirez, ha la possibilità di calciare rete ma anche di scambiare, Ramirez, Perez, Xavi ed è 3-0 Real Quadrifoglio. Ramirez si accentra, poi scarica per Iannella ed è poker, perfetto questo assist, perfetta anche la conclusione e il Real Quadrifoglio fa 4-0. Rizzato con le mani subito per Ramirez, Perez, Iannella in mezzo, Ponzo, 5-0, sono bastati 3 tocchi per portare il capitano della Real Quadrifoglio in gol. San Germano prova adesso Ponzo e gli si oppone scodellandola, dove San Germano sale più alto di tutti con il colpo di testa, Iannella prova la fiondata, il palo e poi Ramirez, Perez la va a recuperare e per lui il piattone
si trasforma in maniera preziosa con la sesta rete di Ponzo. Ancora Iannella, va poi a calciare, ci prova da terra Gianmarco Genovesi. Toto subito in avanti per Cece, si fa levare il pallone da Ponzo che riparte, poi fa tutto da solo fino ad andare a calciare Luccone. Cece, Toto, Ramirez, Fofana, scambia con Ponzo, palla di poco fuori, la da Ramirez, se ne va dall'attacco di Cece, Ramirez, Fofana in mezzo, Iannella, 7-0, Perez, Iannella, è uno stop che mette in movimento e poi arriva Rizzato che dice di no, ancora all'indietro, Fofana vede un buco, però arriva Toto a levargli il pallone, Fofana la recupera, si accentra, prova con il mancino, invece la dà a Ponzo che la tocca morbidamente e poi per lui c'è il gol, doppietta personale. In campo Capozzi creando soluzioni e neanche in questa condizione Sacchetti in mezzo, c'è Ponzo però, ancora una serie di finte, poi il tiro con la ribattuta di Luccone che arriva adesso con Simone Genovesi che la mette sotto al 7, una palla che non fa una piega e arriva il gol della città di Pontinia su calcio di punizione con Simone Genovesi. Ancora una finta con il corpo, carica il tiro, poi ci ripensa, ancora si libera, la dà a Iannella, arriva a protezione del pallone Luccone, la suola Simone Genovesi, Fofana, ancora il recupero del città di Pontinia con il tiro da parte di Cece, esce bene il Real Quadrifoglio, suolata ancora dello spagnolo, poi la serve per Siniscalchi che gli rimane sotto il piede il pallone, Ramirez di Prospero, gloria per lui ed è 9-1 Real Quadrifoglio. Anzi arriva invece così due minuti di recupero giustamente accordati, il Real Quadrifoglio mantiene la legge del San Valentino con questa vittoria 9-1 nei confronti della città di Pontinia.